direi di chiamare qui Antonio Calabrò, che abbiamo annunciato. Ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ma io gliele faccio lo stesso. Qui, si metta qui, la ringrazio perché lei pensava che quello fosse il mio posto, ma invece io mi alzo, è la penna, assolutamente, vedremo dove la riusciamo a mettere. Allora, giornalista e manager industriale, nato a Patti nel 1950, vive e lavora ormai da tempo a Milano, attualmente senior advisor cultura di Pirelli, responsabile del gruppo cultura di Confindustria, è membro del comitato di presidenza di Asso Lombarda e Assimpredile, consigliere delegato della Fondazione Pirelli e vicepresidente del Centro per la Cultura d'Impresa. Nel suo ultimo libro, La morale del tonio, liquida l'ossessione del declino e rivaluta l'industria manifatturiera come volano della ripresa. A proposito di questo, io le farò una domanda fra pochissimo, però volevo sapere, appunto abbiamo sentito il presidente Ottolenghi, come giudica l'idea di questo festival e cosa può portare anche alle imprese a livello di conoscenza un festival di questo tipo? Io trovo ottima l'idea del festival e grazie per avermi invitato e grazie a voi per ascoltarmi, e trovo eccellente l'idea del museo. Non sapevo del museo e quindi prendo la palla al balzo per dire due cose fondamentali. In questo paese, che è un paese di grande storia, noi rischiamo di perdere la memoria del nostro saper fare. Moltissime imprese non sono in condizione di mantenere non soltanto gli oggetti, ma anche i documenti. E perdere la memoria del nostro saper fare, perdere la memoria delle nostre fabbriche, significa perdere non soltanto un pezzo di competenza, ma un pezzo grande di identità che serve per costruire poi il futuro di cui stiamo parlando. Stiamo parlando di Confindustria, ne state parlando voi. Allora, il museo, un museo degli oggetti ma anche un museo dei documenti, con un lavoro comune. Io credo che per moltissime imprese mantenere vecchie carte e vecchie macchine, vecchi materiali, vecchi oggetti sia costo, e il costo per un'impresa è fondamentale. Allora, è probabile che si possa fare un'operazione più generale, ci stiamo ragionando in Confindustria, stiamo parlando con il ministro Franceschini per sapere se per esempio l'air bonus si può estendere a chi conferisce a strutture comuni, un museo, una fondazione, un consorzio di attività, le proprie carte e i propri oggetti. Il giudizio di Franceschini ne ha discusso con noi di Confindustria e con Ermete Relacci di Simbolo, è positivo. Poi bisognerà vedere se il Ministero dell'Economia sarà disponibile ad andare avanti su questa strada. Quello che è sicuro è che dai territori questa attività di custodia della memoria va sollecitata. Poi un museo. I musei possono essere due cose: un luogo in cui si custodisce memoria, ma anche un luogo di attualità e di prospettazione del futuro. C'è una bellissima frase di un grande musicista che è Gustav Mahler. Dice Mahler: la tradizione non è custodia delle ceneri, ma è culto del fuoco. Ora, noi uomini e donne d'impresa questa cosa del culto del fuoco ce l'abbiamo nella nostra normalità e nella nostra attività. Il museo può essere, a dispetto della sua parola che sembra un luogo vecchio, chiuso, polveroso, museo, un museo può essere un posto in cui portare i ragazzi, legarlo alle attività dei nostri dipendenti, farne un posto in cui il nostro saper fare diventa un pezzo della costruzione di un percorso virtuoso che ha l'industria e la fabbrica al suo centro. Non imprenditore, so si nasce e si diventa, insomma, o imprenditori? No? Non si nasce, ma magari si diventa. Allora, imprenditori si nasce, siamo seri. Io non sono un imprenditore, sono un impiegato della Pirelli, di una grande impresa, ma non ha mai fatto un imprenditore della vita. Mia moglie è stata ed è un'imprenditrice, e i miei figli lo sono. E loro sono nati perché hanno respirato dalla parte della madre una capacità di guardare il senso della trasformazione. Vedono una cosa e dice: questa cosa non c'è, adesso la faccio. Oppure qualcuno l'ha fatta, vedo se la faccio meglio. Ed è spirito imprenditoriale. Io non ce l'ho. Ho passato la vita a fare giornali, so come si fanno. Ho una capacità creativa da questo punto di vista, ma non ho mai fondato un giornale. Si diventa, se ci sono le condizioni in un paese, perché queste doti, queste capacità, queste attitudini possono essere potenziate e sviluppate. Per cui la domanda è l'uno e l'altro. Purtroppo in questo paese la disponibilità nei confronti delle imprese è una disponibilità carente. Mettiamola così: facciamo imprese nonostante. Teniamo in piedi le nostre aziende nonostante. Sarebbe bello che questo nonostante, non dico sparisse, non esageriamo, ma si attenuasse nel tempo. È d'accordo, Presidente? Sì,
Sì, naturalmente. Breve, conciso. Sono d'accordo. Se qualcuno di voi è andato a vedere le prime mostre fotografiche che abbiamo inaugurato sulla storia delle nostre imprese, in ogni territorio ne andiamo inaugurando una, vedete di ogni impresa com'era 50, 60 anni fa e come adesso. Se mi perdonate la metafora forse un po' esagerata, ma è un po' come vedere una persona, ecco, c'è una parte fisica e c'è un'anima, un sentimento nella storia di questa impresa, e come una persona è arrivata al mondo, è cresciuta, ha fatto il suo ciclo e ha lasciato il suo segno sulla società in cui viveva, e quelle che potrete vedere nelle nostre mostre fotografiche continuano a lasciare il suo segno. Alle persone, quando nascono, non diciamo che non possono far rumore, che non possono sporcare, che non possono crescere o al massimo fino a un metro perché oltre non glielo permettiamo, eccetera. Alle imprese un po' lo diciamo. Naturalmente il paragone forse non è giusto ed è un po' ardito. È come insegniamo alle persone che non devono far troppo rumore, comunque non devono sporcare, e se crescono devo farlo senza disturbare troppo. Anche le imprese devono imparare questo, e credo che in questi decenni, da dopo la guerra a oggi, abbiano imparato tanto e continuino a imparare. Oggi l'impresa ha un'attenzione molto maggiore all'ambiente circostante. Chiediamo all'ambiente circostante di abbandonare un po' il pregiudizio, forse giustamente instaurato 50 o 60 anni fa, e di vederci anche per il lato positivo, che forse questi anni di crisi hanno rivelato più di qualunque altro evento culturale o discorso, e quindi di rimuovere un po' di quel nonostante, come diceva il dottor Calabro. Ecco, a proposito di questi anni di crisi, lei, dottor Calabro, ha parlato spesso di rinascimento industriale. In questi anni, sembra adesso che la crisi sia passata davanti a noi, si parla di congiuntura economica positiva, in questi anni però ha pensato che potessero avere ragione gli scettici, quelli che parlavano di declino inesorabile? Credo di no. Non ho mai pensato che avessero ragione, perché la teoria sul declino sbatteva contro i fatti. E i fatti dicevano che, nonostante le difficoltà, nonostante alcune sconfitte dell'industria, nonostante alcune stagioni molto lunghe di crisi, però noi abbiamo mantenuto forte la nostra capacità di produrre e di fare bene. C'è una vecchissima frase di quel grande storico dell'economia che era Carlo Maria Cipolla, che diceva: agli italiani, abituati fin dal Medioevo a produrre all'ombra dei campanili cose belle che piacciono al mondo. È una frase geniale, perché in pochissime parole c'è la sostanza della nostra storia economica. Una lunga tradizione, fin dal Medioevo, produrre all'ombra dei campanili, cioè industria innervata nel territorio, industria che nel territorio trova competenza, intelligenza e cultura, produrre la manifattura, cose belle, la qualità e il design, per esempio, di gran parte dei nostri oggetti, non soltanto l'arredamento. I freni della Brembo sono belli, molte macchine sono belle e ben fatte, funzionali come quelle tedesche in molti casi, e belle da vedere ed efficienti, e che piacciono al mondo. Una competenza internazionale. Questa attitudine noi l'abbiamo mantenuta. Si è sempre detto, da parte dei profeti del declino o dei cantori del declino, poi chissà perché essere contenti di raccontare il declino, ma questo è un altro tema, si è sempre detto: abbiamo perso l'industria chimica. Guardo le statistiche e vedo che è vero, non abbiamo più la Montedison, ma siamo il secondo paese chimico europeo, dopo i tedeschi. Loro hanno la Bayer, la Hext, la BASF, noi però abbiamo una straordinaria capacità delle medie imprese a fare prodotti di eccellenza. Non abbiamo più la farmaceutica, perché la carroerba non c'è più. Beh, in molti settori della farmaceutica, quella d'avanguardia, l'oncologia per esempio, noi siamo anche più bravi dei tedeschi, in alcuni casi degli americani. Abbiamo perso l'automotive. Se non ho letto male i giornali, a Melfi stanno assumendo. E poi, se scompongo quella che si chiama la catena del valore di una grande macchina tedesca, di un Audi, di una BMW, di una Mercedes, un terzo di quello che c'è in quell'auto di componentistica è italiano. Mettiamolo così: la BMW non potrebbe essere la BMW se non ci fosse un pezzo di industria italiana. Allora, i fatti dicono che siamo il secondo paese manifatturiero europeo, in molti settori siamo all'altezza dei tedeschi o anche più bravi dei tedeschi,
che si torna a fare impresa in Italia anche in settori tradizionali. La concia. La concia, l'industria conciaria era una schifezza, mettiamola così, negli anni 60, inquinava, sporcava, faceva rumore, era un disastro. La concia è tornata ad Arzignano, il polo della concia, perché? Perché per fare le borse che piacciono tanto a voi signore, penso alla Bottega Veneto, a Hermès, ai grandi marchi, bisogna avere una pelle trattata con una capacità sofisticatissima di morbidezza e di lavorabilità. Questa cosa i cinesi non la sanno fare, noi italiani sì. Allora, se torna la concia, poi la concia cos'è? Old economy o new economy? Dibattito stupidissimo che non vale la pena più fare. Il cemento era old economy, sì, ma il cemento è ricco di innovazione, l'automobile era old economy, i pneumatici Pirelli erano old economy, ma hanno tante di quelle innovazioni da essere competitive. Se abbandoniamo il pregiudizio nei confronti dell'industria, scopriamo una cosa che c'è nonostante tutto. Noi continuiamo a essere un grande paese industriale e su questo io credo che vada giocata la scommessa. Ho scritto La morale del tornio prendendo in prestito una vecchia battuta di Giulio Tremonti. Diceva Tremonti che uomo acuto e puntuto, anche se di pessimo carattere, c'è molta più moralità in un tornio che non in un certificato di una banca d'affari. Ed è la sostanza del privilegio dell'economia delle cose, dell'economia reale, del nostro fare fabbrica rispetto alla rapacità finanziaria. Questa morale del tornio non è una prospettiva, è un'attualità. E io credo che iniziative come quelle di Ravenna abbiano il valore di chi difende questo pezzo di attualità nostra. Noi vi ringraziamo, lei quindi sempre e comunque ottimista e sempre e comunque questi industriali, questi imprenditori sono orgogliosi ovviamente dell'attività che fanno e continuano a fare nonostante le difficoltà. Io vi ringrazio, vi saluto. Che gusto c'è essere pessimisti, continuo a non capirlo. Ecco, magari ci ritroviamo qui alla fine di questo dibattito.